joining us into the introduction on our investigation of the last 5 years. Molte grazie per essere qui e per ascoltare a proposito della investigazione dell'indagine che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. There's many things I could say today. Ci sono molte cose che il Guru Maharaj può dire oggi. As an introduction to the topic. Come introduzione all'argomento. But I have no time for that. Però non c'ho tempo. I will immediately talk about that OIDA therapy which has some practical application in our devotional community. E quindi parlerà della parte della non ha tempo, quindi parlerà dell'OIDA terapia come può essere applicata nella nostra comunità di Vaishnava. The OIDA therapy is putting into the hands of the participant a unique tool. Quindi la OIDA terapia è un interessante, un bel attrezzo. It is a tool utensile, which is directing towards the well-being of consciousness, the well-being of the soul. Quindi ha a che vedere con il benessere della coscienza e il benessere dell'anima. So well-being of the body, well-being of the mind, well-being of the soul. Quindi salute del corpo, della mente e dell'anima. So we can understand that there is different priorities. Quindi sono tre differenti priorità. For example, yoga has become something already famous around the world. Quindi per esempio lo yoga è una cosa che è già famosa in tutto il mondo. Vegetarianism is another thing famous around the world. Un'altra cosa che è già famosa è il vegetarianesimo. Practically there's 8 million vegetarians in Italy alone. Praticamente ci sono qualcosa come 8 milioni di vegetariani in Italia. So it's there are some things. Ayurveda is another thing very popular. Un'altra cosa che è molto popolare in Italia, che è molto popolare in generale, è l'Ayurveda. But OIDA therapy, ma l'OIDA terapia, is situated in the hierarchy of well-being on the top. Però nell'ambito delle cose che sono per il benessere, la OIDA therapy è situata al massimo. OIDA therapy is connected to the very essence of consciousness and freedom. Quindi l'OIDA terapia è collegata alla essenza della coscienza e della libertà. It is helping us to enter into a consciousness. Ci aiuta ad entrare in una coscienza where generally we can only reach if we are rebellious against all the structures around us. Che generalmente è qualcosa nella quale noi entriamo, if we are, se siamo ribelli o distruttori rispetto a questo. Alle strutture. Ecco. So, the freedom of the soul is the free will. La libertà dell'anima si chiama libero arbitrio. So we have to find an approach to the psychology. Quindi dobbiamo trovare un approccio alla psicologia which opens the free will in such a way that we have a free choice to make our decisions. Che apra il libero arbitrio in modo che noi abbiamo la libertà di fare delle scelte. But this is something which we are not accustomed to. Però non è qualcosa che di solito sappiamo fare. Practically we are in our society always coerced into different conceptions of being taken prisoners. Quindi di solito allora quello che la società ci educa a fare è di essere introdotti in differenti categorie, in differenti modi di essere prigionieri. And this is not really recognized. E noi, questa cosa non viene riconosciuta generalmente. We consider it some kind of imposed karma.
e lo consideriamo qualcosa come karma imposto. If you're born in a communistic country, then you're supposed to be communistic and adjust to that. Per esempio, se uno nasce in una nazione comunista, si suppone che diventi comunista e che si adatti. If the the government is a military dictatorship or a monarchy, you're supposed to be happy with that. Quindi se invece il governo è una monarchia o qualcosa di autoritario, si suppone che poi si adatti, sia felice, colpevole. If, for example, in your country one religion only is dominating. Se nella vostra nazione domina una sola religione, then they will educate yourself that you have to be a member of that religion or you go to hell. E vi educano in modo che o diventi membro di quella religione oppure vai all'inferno. If there's two religions, you have two options but no more. Se ci sono due religioni, tu hai due opzioni e niente di più. Then you're told since childhood that you should be a consumer. Poi ti viene detto fin da piccolino che devi essere un consumatore. That you should be utilizing your human form of life for acquiring the majority of goods. Che devi utilizzare la tua forma di vita per acquisire il più possibile di beni, di oggetti. That you should compete with others. Is it cold for you? Che devi competere. Is it cold? Leave this open. Do you want to open? Yes, we need fresh air. Everybody's sleeping. Let's get some fresh air around the heads. Haribol, 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 my friends. So, quindi, keep it open. So, the recognition that a living being needs freedom is not part of our educational system of any kind. Il riconoscimento che un essere ha bisogno di libertà non fa parte di nessun tipo di sistema educativo con il quale siamo a contatto. We know something which is recognized in the world, it's called freedom of religion. Sì, sappiamo che nel mondo c'è un principio che viene chiamato libertà della religione. But even that freedom of religion is totally restricted. Ma in realtà è totalmente ristretto anche la libertà di religione. Because the opinion of the people is in the hand of the publicity makers. Perché in realtà l'opinione delle persone è in mano a quelli che fanno la pubblicità. So this is the this is what you can see. You turn on the television or anything, there's no question of freedom. E quindi in qualche modo se uno accende la televisione non c'è questione di libertà. Practically we are educated in such a way that you never have a chance to open your mind and to speak your heart. E praticamente noi siamo educati in un modo che non c'è la possibilità di aprire la propria mente e di esprimere il proprio cuore. When we are talking about free will, we have to understand that is the design God has given. E quando parliamo di libero arbitrio, dobbiamo capire che questo design è stato fatto da Dio. So if God has given free will, who is man to take away free will? E quindi se il libero arbitrio ci è stato dato da Dio, chi è quell'uomo che può toglierci? So OIDA therapy is that system which returns free will to the person. E quindi l'OIDA terapia è il sistema per riportare il libero arbitrio alle persone. It is a understanding of psychology. È la comprensione della psicologia. Where the transcendental existence of life is being given a great deal of recognition.
quando viene dato un grande riconoscimento agli aspetti trascendentali della vita. You have to be able. Devi essere capace to direct yourself towards the invisible. Di direzionare te stesso alle cose che sono invisibili. The invisible is the transcendental. L'invisibile è il trascendentale. It is your soul. È la tua anima. And that soul is completely free of the connection with this material body in the last instance of death. At the moment of death, you are free of the material body. E che al momento della morte sei libero dal corpo materiale. So therefore, quindi, before we die, prima che moriamo, we can also become free of this material concept. Anche prima di morire possiamo diventare liberi dal concetto materialista. And this is possible by a process, an approach. E questo è possibile da un processo, un approccio, which recognize the right of inspiration. Che riconosca il diritto all'ispirazione. The right of il diritto a a conception of transcendence, ad una concezione di trascendenza. Of course, inside of this approach is an understanding of a divine order. In ogni caso, per quanto riguarda questo approccio, c'è una comprensione dell'ordine divino. You could say a little bit like natural religions. Voi potete prendere in considerazione la religione naturale. We are always grateful to Mother Earth. We are always grateful to the sun. Siamo sempre grati a Madre Terra, sempre grati al sole. And we feel inspired. E ci sentiamo ispirati. We are motivated. Siamo motivati. To go ahead with our service. Di andare avanti con il nostro servizio. To be grateful. Di essere grati. The motivation a person has. La motivazione che ha una persona. That is also manipulated. Che è anche manipolata. But in the original law there's also motivation. Ma nella legge originale c'è anche lì c'è motivazione. Satchit Ananda, to exist eternally, to understand things that they are, and to feel fullest bliss of what is one is doing. Esistere eternamente, capire tutto e vivere con felicità tutto quello che c'è da vivere. No, we have a right to feel good about what we are doing. E noi abbiamo il diritto di sentirci bene in quello che facciamo. Viktor Frankl, the founder of the logotherapy, he based his presentation on the necessity of having a meaning in its life. Il fondatore della logoterapia ha basato tutta la sua scienza sulla necessità di avere qualcosa che dia significato alla vita. OIDA therapy adds to this. L'OIDA terapia aggiunge a tutto ciò. To find a connection of the temporary with the eternal. Di trovare una connessione tra il temporaneo e l'eterno. In other words, to have a right to inquire into the cause of all causes. Quindi avere il diritto di inquisire rispetto alla causa di tutte le cause. So the freedom quindi to la libertà, do that, la libertà di fare questo, that has to be provided. È la cosa che deve essere fornita. And those who have not yet experienced that freedom, e quelli che ancora non hanno fatto esperienza di questa libertà, they can be guided to assume that freedom. Loro devono essere guidati a trovare presto questa libertà. Because our dependence on the system and the government around us,
Perché la nostra dipendenza dal sistema e dal governo che è intorno a noi. It also depends on our choice to have this dependence. Dipende anche dalla scelta che noi abbiamo fatto di essere dipendenti da questo. Nobody obliges you to practice yoga. Nessuno ti obbliga a praticare yoga. Nobody obliges you to go to an Ayurveda treatment. Nessuno obbliga qualcun altro ad andare all'Ayurveda. And nobody obliges you to have an OIDA therapy done. E nessuno nemmeno ti obbliga a seguire la OIDA terapia. At the same time, if you do it, allo stesso tempo, se lo fai, certain things in your life will change. Cambiano certe cose nella tua vita. So the OIDA therapy is something which belongs, well, it belongs to the Lord. Quindi l'OIDA terapia è qualcosa che appartiene al Signore. It belongs to the one to whom everything belongs. E appartiene a colui al quale tutto appartiene. But at the same time, ma allo stesso tempo, it belongs to those who want to do good to others. E appartiene anche a coloro che vogliono fare del bene agli altri. Helping them to find that freedom which will give them a chance to connect with Satchitananda. Appartiene a coloro che vogliono avere la libertà di avere la possibilità di connettere se stessi al Satchitananda. Of course we don't use the word Satchitananda. Ovviamente non usiamo il termine Satchitananda. Because in the OIDA therapy, the general OIDA therapy, perché nella OIDA terapia generale, there is no confessional connection. Non c'è nessuna connessione confessionale. It's just on the very basic root of believing in something. Il diritto di credere in qualcosa. That is where OIDA starts. È qui che parte la OIDA terapia. The faith is practically the main ingredient. La fede è praticamente parlando l'ingrediente principale. Faith and freedom are intrinsically united. La fede e la libertà sono unite intrinsecamente. So all we do in the OIDA therapy. Tutto quello che facciamo nell'OIDA terapia is bring it to the awareness of the individual, è portarlo alla consapevolezza degli individui, that he has a very happy thing inside of him, di portare alla consapevolezza degli individui che ha un sé molto felice dentro di sé. And not only is he allowed to exercise this, e lui non ha solo la possibilità di esperire questa cosa, he's encouraged. Lui è incoraggiato. He's guided. È guidato. So that he can enjoy this gift of faith which lies in him. In modo che possa esercitare questo diritto della fede che risiede in lui. Once this is accomplished, una volta che questa cosa è raggiunta, you could also call it a course against hopelessness, agnosticism. Lo puoi anche chiamare un corso contro la mancanza di speranza, contro l'agnosticismo. Against depression. Contro la depressione. And the many, many other effects which a meaningless life brings along. E anche un sacco di altri effetti che si porta dietro una vita senza significato. So, quindi, this is the moment in which the OIDA therapy enters into action. E quindi questo è il momento nel quale la terapia OIDA entra in azione. And it is for those who help the people, e è per coloro che aiutano la gente, and for the people who are giving this type of help, e per la gente che dà questo tipo di aiuto. For both sides it is an incredible adventure. Per tutte entrambe le due categorie è un'avventura incredibile. Practically speaking, the OIDA therapy is made for those people who are already therapists.
E la OIDA terapia, praticamente parlando, è per la gente che è già terapista. Those who are counselors. Quelli che sono counselor. Those who are doctors of the soul. Quelli che sono dottori dell'anima. Religious people. Gente religiosa. Who then again may go beyond OIDA therapy. E per coloro che va, anche per coloro che vanno al di là della terapia. And they are giving them something which you may call OIDA Veda therapy. E che sono coloro che ti danno qualcosa che noi chiamiamo OIDA Veda therapy. Or OIDA Buddhist therapy. Or OIDA Buddhist oppure OIDA OIDA terapia buddista. OIDA therapy of the natural religious path. Oppure OIDA terapia della religione naturale. You see, once your faith is established in spirituality, quindi una volta che la tua fede è stabilita nella spiritualità, according to OIDA therapy, this will take you to an understanding of universal love. Questa cosa ti porterà alla comprensione dell'amore universale. And there'll be also strong inclination for vegetarianism. E ci sarà anche una forte inclinazione verso il vegetarianesimo. And of course other positive elements as well. E anche altri elementi positivi. But then afterwards, ma dopo di ciò, dopo questo, the people can choose that religion which they feel the most inclined to. La gente comunque dopo questo processo uno può scegliere la religione che alla quale è più portato. Even though the inspiration comes from the Vedas. E anche se l'ispirazione viene dai Veda. Actually, OIDA means Veda. E in realtà OIDA significa Veda. OIDA means knowledge. OIDA significa conoscenza. What is supposed to be known? Quindi cosa si suppone che si debba conoscere? The truth is supposed to be known. Bisogna conoscere la verità. How can the truth be known? Come può essere conosciuta la verità? It can be seen. E può essere vista. But it cannot be seen with the eyes. Però non può essere vista con gli occhi. It is seen inside. È vista dentro. That is the vision in the faith. Questa qui è la fede. We will also call it Shraddha in our Vedic tradition. Nella nostra tradizione vedica la possiamo chiamare Shraddha. So the process which we are approaching here is something which is very connected to the philosophy of the Vedas. Quindi l'approccio del quale stiamo parlando è molto connesso alla filosofia dei Veda. But it is basically the religion of Virata Rupa. Però in realtà in definitiva è la religione della Virata Rupa. It is a religion of the universe. Che è la religione dell'universo. It's a religion of the natural laws. È la religione della natura. The natural laws. Le regole. Natural delle leggi laws. Naturali, scusate. It is a religion of the elements. È la religione degli elementi. It is a religion of tattva, or what is what is. È la religione del tattva, di ciò che è. We don't need religious books to start this. Non per cominciare, non abbiamo bisogno dei libri religiosi. But we are open to get help from different mystical inspirations. Ovviamente però siamo pronti a ricevere aiuto da ogni ispirazione mistica. But that comes later. Però questa cosa può arrivare più tardi. First the person has to understand that there is some great necessity in him to know where he comes from and where he's going to. Però per prima cosa la persona deve capire che ha una grande necessità di occuparsi di da dove viene e dove va. To live a life ignoring those subjects. Per vivere una vita ignorando questi argomenti. Is almost sure a life full of questions and sadness. E praticamente corrisponde a una vita piena di domande e di tristezza. It's like avoiding something basic and most important.
È come voler evitare per forza qualcosa che è molto basilare e molto importante. So the OIDA therapy, la terapia OIDA, is explaining things, e spiega le cose in such a way, in un modo che that the person can reflect them upon his own experiences. Che la persona rifletta sulla propria esperienza. So, quindi, this is done through many techniques. Questa cosa viene fatta attraverso varie tecniche. So, we don't have, we have one book translated into Italian. No? Noi abbiamo un libro. But that was the first book, no? Abbiamo il primo libro. La sua è stata traducido? Ah? Andare a rivedere l'italiano. E che allora ha chiesto se è stato book is translated, tradotto il primo libro. È stato It's translated but it's not made available yet, no? No. Okay. Quindi è stato tradotto ma ancora non reso disponibile. No, corretto, no. Well, if after listening to this introduction, se allora dopo aver ascoltato questa introduzione, you have more interest to participate. Se voi avete dopo questa introduzione ancora più interesse di partecipare ulteriormente, you can enter in contact with Prabhupada. Potete entrare in contatto con Prabhupada Dai. She is in charge for all the Spanish work. Lei è quella che si occupa di tutto il lavoro in spagnolo. And practically also of the institute, the OIDA Institute International. È praticamente lei che si occupa dell'istituto OIDA internazionale. Right now we are printing the book in India. Adesso noi stiamo stampando il libro in India. The book is one of five or six books. In realtà il libro è uno di 4 o 5 libri. Which are almost all finished in Spanish. Che praticamente in spagnolo sono tutti finiti. There's just a little bit more editing done. C'è da fare un po' di correzione. They are called the manual for the OIDA therapists. Si chiamano manuali per il terapista OIDA. Or the OIDA therapy in itself. Oppure si chiamano OIDA terapia. Then there is another one. It's called to believe, to have a better life. E ce n'è un altro che sta uscendo fuori, che è credere di avere una vita migliore. Then the next book is Techniques to be applied for OIDA therapy. E il libro successivo è Tecniche da applicare per l'OIDA therapy. Then there is one book that is called Group Therapies, OIDA Group Therapies. Un altro libro si chiama Terapia di gruppo OIDA. Then there's one book, it is called The 30 Questions of the OIDA Therapy. Un altro libro si chiama Le 30 domande dell'OIDA Therapy. The 40 questions, excuse me. Le 40 domande. Which is the questions they are given, they're presented to any religious belief. Che sono domande che sono presentate sulla base di qualsiasi credo religioso. Then we have another book which is like a history book, a little bit explains the OIDA therapy in the form of a story. Poi c'è un libro che spiega la terapia OIDA in forma di storia. This is called The Enamored of Faith. E viene chiamato quelli che sono i membri della fede. And there's ho sbagliato. La innamorata della fede. Then there is this book. This is the original one in English about the OIDA Veda therapy. Questo qui è il primo libro che è l'originale e è quello della terapia Veda OIDA. And then there is e quindi c'è anche the book OIDA clinical applications. E c'è il libro OIDA che è OIDA applicazioni cliniche. So these are quite a lot of things which we have been working on. Ci sono un bel po' di cose rispetto alle quali stiamo lavorando. Actually, much more has been done. Attualmente è stato fatto in realtà molto di più. But these are just research subjects. Però è ancora un concetto di ricerca. Already something like five
master theses in psychology have been written about OIDA therapy. Cinque tesi sono state scritte sull'argomento. The website of the OIDA therapy. Il sito internet di OIDA therapy. It is available in English and it is also available in Spanish. C'è sia in inglese che in spagnolo. The OIDA therapy. La terapia OIDA. Has so many subdivisions. Ha tante suddivisioni. I will only show you one. E ve ne farò, vi farò vedere solo una suddivisione. This is OTM. Si chiama OTM. Here we have OTM in four languages. Italian. We have. E qui addirittura c'è in quattro lingue, addirittura già in italiano. That I didn't know. Questa cosa non la sapeva lui, Mara. Ok. Bene. You see, in our process, everything's very soft. Nel nostro processo, tutto quanto è molto soft, molto soffice. It is showing people how important faith is in life. È far vedere alla gente quanto è importante la fede nella nostra nella vita. Only three? This is Italian? Okay. Italia. Come? You can read it. Read it out, voice loud. Il nostro intelletto si sostiene su due pilastri, uno è la fede, l'altro la ragione. Tolstoi. Next. These function like meditations where you can hang up in your school, in your therapy, and people can start commenting and asking questions. They are all like tools. Each one of them is a small little tool of awakening faith. Ognuna di queste cose è una specie di attrezzo per risvegliare la fede nella meditazione, nella scuola, eccetera. La fede è qualcosa di indispensabile nell'uomo. Sfortunato colui che non crede in niente. Teniamo che revisare algo. Sì. Are we seeing the Italian mistakes now? Yes. Affortunato is in Italian is sfortunato. Victor Hugo. Hugo. Sì, le puse una parola in spagnolo? Sì. Sì, una mescola. Una mescola dell'italiano. Romano. Romano. Hey. Corresmanam, che passò. Can who made those? Rada Rajamohan. Rada Rajamohan? Okay. No, creo Rajamohan. È Jarikanda. No, the Jarikanda, Rajamohan. Tu. Mimi. Like these OTMs, there's stories, movies. In questa sezione di OTM ci sono storie, film. There is different questionnaires. Ci sono anche questionari. There is diagrams. Ci sono diagrammi. There is the how we call the purgas in Italian? Purga? Did we conclude? Purificazione. Yeah, like purification. There's a different systematic purifications. Quindi ci sono detto in italiano ci sono differenti sistemi di purificazione. That's what we can call
when we don't find a real good word like purgas, we call it systematic purifications. Makes it sound interesting, no? Dice, quando in some languages we have had trouble to find the quindi bisogna stare attenti perché una questa parola purga che in spagnolo vuol dire un'altra cosa in italiano come purificazione sistematica sì, la purga è un'altra cosa la purga è un'altra or we can only use even because OIDA systematic purification guarda che c'è trademark sì ma è un po' un'altra cosa vuol dire un'altra cosa ok please read this rispetto a purificazione sistematica purga tedesca in Italia purga tedesca in Italia you take something and everything purgare in many things in the medicina in economy you use the word purga means anche dimagrire purga to take out something unwanted anche nello sport è tutto purga non c'è solo l'escremento il cristere anche la so se puoi usare purgas in italiano Se si pianta il seme con fede e si cura con perseveranza, sarà solo questione di raccogliere i frutti. Thomas Carlyle. Okay, in Spanish we already have hundreds of OTMs, hundreds. There's so much material to work with for the therapist. They can make it very interesting. Insomma, in spagnolo ci sono tanti di questi OTM e sono tante cose interessanti per chi lavora come terapista. Non si vive senza fede. La fede è la conoscenza del significato della vita umana. Tolstoy. Okay. Now, adesso, I will also show you. Let's read this. Adesso, Guru Maharaj ci farà vedere anche, però intanto leggiamo questo. La fede è la fonte della realtà, perché è la vita stessa. Credere è creare. Okay. Now we go back to the main page. Ora ritorniamo alla pagina principale. And go a little bit down here. Vai su. Then we faith education is one of the fruits of the tree of OIDA therapy. E quindi questa feducation è il frutto della OIDA terapia. Now we will watch this little movie. It gives you an introduction what OIDA therapy is all about. E ora vediamo quel piccolo film che sarà un'introduzione alla OIDA terapia.